Oggi ci tenevo particolarmente ad affrontare una problematica a cui mi trovo spesso di dover rispondere. Come vendere il mio prodotto? Come faccio a vendere? Io non riesco a vendere, mi sento dire molto spesso. Allora, la domanda che voglio porvi è questa. Cosa pensi? Cosa è la vendita? Cosa significa vendere? Secondo te? Iniziamo a cambiare il nostro atteggiamento mentale. Se riteniamo che vendere sia avere un atteggiamento invadente, disturbare le persone, essere comunque ossessivo verso qualcuno, allora questo è l'atteggiamento sbagliato, quello che non ti permetterà mai di avere grandi risultati e di far veramente di veder crescere i numeri che vuoi veder crescere. Vendere non è questo, vendere è condivisione. Condivisione uguale vendita. Ti faccio un esempio. Allora, un giorno ricevi una telefonata da un tuo amico, un tuo conoscente, che la sera prima è andato in un ristorante e ti inizia a descrivere dettagliatamente tutto quello che ha mangiato quella sera. Ti parla del dolce, com'era condito, com'era fatto, lo strato di crema, le scagliette di cioccolato sopra. Ti parla del vino, dell'eccellente vino che gli hanno portato al tavolo. Ti parla, ti descrive la musica di sottofondo che c'era in quella sala. Ti parla del paesaggio che si poteva vedere dalle vetrate, l'illuminazione del locale. Ti descrive tutto nei dettagli, tant'è che in te nasce il desiderio di andare in quel locale. Che cosa ha fatto il tuo amico in quel momento? Ti ha venduto la sua esperienza, ti ha venduto una sua emozione, ti ha trasmesso le sue emozioni in via empatica, e ha acceso in te il desiderio di andare in quel locale il prima possibile. Perché è qualcosa che ha vissuto personalmente su se stesso e te l'ha trasferito in maniera autentica. Autenticità è uguale vendita, a meno che non viviate sotto una campana di vetro. Tutti noi, almeno una volta, abbiamo venduto qualcosa a qualcuno. Un'idea, un'emozione. Tutti noi vendiamo quotidianamente. Vendere significa soltanto risolvere un problema a qualcuno. Iniziate a fare così e vedrete cambiare notevolmente i vostri numeri, i vostri guadagni. Ricordati, il tuo atteggiamento mentale può fare veramente la differenza. Ricordati che il tuo atteggiamento mentale è veramente decisivo. Bene, spero che tu abbia trovato interessante questo mini video. Se è così, condividilo anche con i tuoi collaboratori e ci vediamo presto per il prossimo video. Ti auguro una splendida serata.